Buonasera, buonasera a tutti, benvenuti a questa terza puntata di Science and the City Young, che quest'anno fa parte di un progetto più grande che si chiama Curiosa, Comunicare per Crescere in Salute, un progetto realizzato da ICGB in collaborazione con l'Università di Trieste e finanziato dalla Regione Friuli Venezia Giulia. Questo progetto è un progetto che ci dà l'opportunità di raccontare alla popolazione e ai giovani i concetti di prevenzione, e la puntata di oggi è veramente centrale, in questo obiettivo. Saluto voi che siete qua in Piazza Unità, saluto anche le persone che ci ascoltano da casa perché quest'anno Science and the City Young, va anche in streaming. Questa volta non è possibile, in diretta, quindi da casa ci seguiranno con un ritardo di un'oretta e un quarto in differita. Anche voi stessi, se vi perdete qualche pezzettino della puntata, arrivate a casa, potete riguardarlo in streaming sul sito di Trieste Next. Questo significa anche che le persone da casa purtroppo oggi non riusciranno a partecipare ai sondaggi che abbiamo preparato. Questa edizione di Science in the City Young è caratterizzata dalla possibilità per chi ci ascolta di interagire con i relatori e nel corso della puntata vi proporremo alcuni sondaggi a cui tutti potete partecipare con il vostro telefonino, quindi vi invito a rispondere a una domanda di riscaldamento. Siamo in diretta su Facebook, quindi tutti quanti avremo la possibilità, di partecipare ai sondaggi, ma comunque vi invito a tirare fuori i vostri telefonini e a collegarvi al sito www.sli.do e digitare il codice ELISIR oppure col telefono catturare il codice QR che vedete per entrare direttamente appunto nella prima domanda che ci introduce al tema di oggi e che commenteremo magari alla fine della chiacchierata che faremo con i nostri ospiti. La puntata di oggi si chiama Mordi e Fuggi, abbiamo pensato a questo titolo per ricordare il gesto di mordere alimentazione, quello di fuggire attività fisica, e di questo parleremo con gli ospiti di oggi che vi presento. Sono con me sul palco Michela Zanetti, professore associato di medicina interna presso l'Università di Trieste e anche coordinatrice del team nutrizionale ospedaliero di ASUGI, perché quando stiamo male andiamo in ospedale o siamo seguiti dal team dell'ospedale di Trieste e si preoccupano di farci mangiare quello che ci serve per affrontare meglio la malattia che abbiamo. Ed è anche da quest'anno presidente della Società Italiana di Nutrizione Artificiale e Metabolismo. Grazie Michela. Abbiamo anche due ospiti di eccezione del panorama sportivo triestino: Andrea Pecila, allenatore nazionale responsabile del settore giovanile di Alliance Pallacanestro Trieste. Buonasera a tutti. E Lorenzo Giannetti, preparatore fisico atletico delle squadre di pallacanestro basket Trieste Interclub Muggia, oltre che della squadra agonistica di nuoto paralimpico della Triestina Nuoto. Grazie mille. Buonasera. E sul palco con noi anche Simone Morandi, studente dell'Università di Trieste, che ci aiuterà a raccogliere le domande del pubblico vostre, se avete, ma soprattutto da chi ci segue da casa, sul sito www.sli.do, entrate nella chat e potete rivolgere domande, commenti, curiosità ai nostri relatori. Simone le raccoglie e alla fine, ne selezionerà alcune da discutere assieme. Possiamo quindi iniziare con Michela Zanetti. Inizierei proponendovi appunto un sondaggio. Se entrate nel sito per rompere il ghiaccio. E la domanda che vi proponiamo è: per chi pratica attività sportiva c'è un tipo di dieta da privilegiare? Le risposte possibili: sì, una dieta ricca di carboidrati, sì, una dieta ricca di proteine, sì, la dieta mediterranea, no, nessuna dieta. Il lockdown ci ha ricordato l'importanza di sport e alimentazione, tutti ci siamo ritrovati dopo questi mesi di sedentarietà, a fare torte e pane in casa e pizza con qualche chilo in più, e adesso negli ultimi mesi c'è un grande ricorso alle diete di tutti i tipi. Quindi,
Michela, cosa sappiamo della dieta ideale per chi fa sport? Vediamo il sondaggio, vogliamo commentare. Tutti votano, non tutti, ma la maggior parte vota per la dieta mediterranea. Alcuni dicono una dieta ricca di proteine. Praticamente nessuno opta per i carboidrati e siamo tutti convinti che serve una dieta particolare. Cosa ci dici? Probabilmente questo è l'effetto del lockdown, come hai ricordato, Serena. È vero che la dieta mediterranea è per così antonomasia la dieta sana, ma la dieta mediterranea lo è perché ha una determinata, diciamo, ha delle caratteristiche più che una composizione. La dieta mediterranea è una dieta sana, ricca di l'olio d'oliva, e tra l'altro la dieta mediterranea contiene una certa quantità di pasta, quindi c'ha dei carboidrati dentro. Ma l'addizione dieta mediterranea si associa, diciamo, ad una caratteristica, quasi a uno stile di vita, delle abitudini di tipo sano. Quindi è corretto dire la dieta mediterranea, siete saltati già alle conclusioni, soprattutto chi pratica sport di tipo amatoriale, quindi non è un atleta agonista. Ma il termine dieta è anche stato detto correttamente, cioè non esiste una dieta standard per lo sportivo, e parliamo soprattutto di chi fa attività sportiva più intensa, fa allenamenti intensi nel corso dell'anno, partecipa a gare ed è nelle competizioni, come vedremo successivamente. Quindi è corretto sia la risposta dieta mediterranea, sia la risposta nessuna dieta, quindi viaggiare con lo schemino non è corretto. E questo perché? Allora, innanzitutto la risposta dei carboidrati. La dieta non deve avere carboidrati. Questo non è molto corretto, perché ben lo sanno gli sportivi, chi pratica sport, la forza muscolare deve essere in qualche modo il muscolo nutrito per riuscire a esercitare al massimo la prestazione. E soprattutto, diciamo, quando si fanno sport ad elevata intensità è molto importante avere delle scorte di zucchero nel muscolo ben rappresentate. E quello che vedete nello schemino a sinistra dice sostanzialmente che la potenza meccanica è direttamente proporzionale alla potenza metabolica, e metabolica significa avere dello zucchero. Quindi se non ho lo zucchero non ragiono, perché il mio cervello non funziona, vero? Ma se non ho lo zucchero non riesco neanche a dare il meglio di me, soprattutto in alcuni tipi di sport. Quindi i carboidrati sì. Però voi avete detto bene la dieta mediterranea. Perché? Perché se è vero che l'allenamento di resistenza è un tipo di allenamento in cui si sviluppa la massa, è necessario e si sviluppa la massa muscolare ed è necessario avere degli zuccheri a disposizione, è anche vero che le nostre scorte muscolari di glucosio sono molto poche. Noi non riusciamo a fare un'attività fisica di massima intensità per un periodo superiore, cioè si esauriscono in poche decine di minuti quando noi diamo il massimo. E cosa succede allora? Succede che se noi facciamo degli sport di resistenza, se noi corriamo, se noi facciamo le passeggiate o comunque insomma jogging a velocità, diciamo non per andare a vedere le vetrine, ma insomma a una velocità adeguata, consumiamo acidi grassi. Quindi una volta che noi abbiamo esaurito le scorte di glucosio che dobbiamo avere, consumiamo i nostri acidi grassi, e questo è il motivo per cui si dice che i 10.000 passi al giorno fanno bene. Quindi 150 minuti la settimana di attività fisica moderata, pari a 75 minuti di attività fisica intensa, fanno sì che il nostro organismo bruci i grassi. Le nostre scorte di lipidi, di grassi nell'organismo sono 10 volte superiori alle scorte di glucosio nel muscolo. E il fatto di bruciare i grassi
fa sì che migliorano i cosiddetti fattori di rischio cardiovascolari, quindi si abbassa la glicemia, si abbassa il colesterolo. Quindi, giusto, risposta successiva, si parla di una strategia nutrizionale, non di una dieta. Questo è vero ancora di più per lo sportivo, perché lo sportivo, come sanno insomma i presenti, fa degli allenamenti nel corso dell'anno e ha, diciamo, dei cicli, diversi tipi di allenamento, poi c'è il periodo della gara, poi c'è il periodo del recupero, e ciascuna di queste fasi deve avere un tipo di alimentazione adeguata per il tipo di sport, per le preferenze della persona, per il tipo di allenamento e la fase. Quindi è una strategia, e questo è quello che diciamo anche agli sportivi quando vengono in ambulatorio, perché noi a Cattinara siamo contenti, vediamo i malati ma vediamo anche i sani e ci piace fare la prevenzione. E queste indicazioni di massima sono indicazioni che vanno bene per tutti, ma ognuno di noi è un po' diverso. Adesso siamo abituati a parlare di medicina personalizzata, quindi ha senso anche parlare di una dieta personalizzata? Assolutamente sì. E forse chi è molto interessato e anche i più giovani sanno che ci sono anche proprio presenti sul mercato dei test, no? È possibile che fotografano in qualche modo quello che è il profilo e la predisposizione genetica. Qual è, diciamo, la scienza alla base della nutrizione personalizzata? Che il nostro DNA possiede, noi abbiamo delle piccole variazioni nel nostro patrimonio genetico, delle piccolissime, si chiamano polimorfismi, a livello di singole basi del nostro DNA, che ci rendono più o meno suscettibili, evocano risposte diverse quando vengono attivate da uno stimolo esterno. E questo dice la diapositiva, cioè esposizione ad uno stimolo esterno, in questo caso la dieta, l'individuo col genotipo 1, 2 o 3 avranno tre risposte diverse. Faccio un esempio. La caffeina, no, che viene utilizzato talora, no, dagli sportivi per migliorare la performance. Ma questo è anche un concetto più ampio, no? La caffeina tipicamente è l'assunzione, l'orario di assunzione della caffeina. Se una persona ha un genotipo per cui è un metabolizzatore rapido della caffeina, la caffeina fa sì, ottiene il suo effetto quando viene presa in corrispondenza dell'attività fisica, migliora la performance, così come anche se la caffeina viene presa da una persona che è un metabolizzatore rapido, non avrà nessun problema, per esempio, a dormire. Se la prende alle 8, alle 9, alle 10 di sera, sul sonno non ha nessun impatto. Se invece una persona è un metabolizzatore lento, non ha nessun effetto, non migliora l'attività sportiva se fatta subito, in compenso non fa dormire. Okay? E invece di integratori che spesso vengono prescritti o autoprescritti, cosa ci dici? Servono veramente? Gli integratori sono una grande famiglia, per cui ci sono gli integratori, ci sono i supplementi, ci sono i cosiddetti agenti ergogeni. Integratore. Spieghiamo magari agenti ergogeni, sì, cosa vuol dire? Infatti, integratore significa che è qualcosa che integra la mia alimentazione e della quale ho bisogno. Faccio un esempio: l'anemia, no? Che è un problema abbastanza frequente, soprattutto nelle donne che praticano sport ad alti livelli. L'anemia è un problema frequente. Io assumo il ferro, integro il ferro, perché quello che assumo con la dieta non è sufficiente. Quindi in quel caso lì non c'è nessun problema. Supplemento invece cosa significa? Significa che io già assumo con la dieta e ne metto sopra un'altra quantità. Esempio, i carboidrati dei quali abbiamo parlato prima. Invece gli agenti ergogeni sono delle sostanze, spesso la caffeina ad esempio, dei principi attivi presenti nei nutrienti che migliorano
migliorano la prestazione, spesso con altri meccanismi. Per esempio la caffeina lo fa perché ha un effetto benefico a livello cerebrale, perché stimola le endorfine. Ora, il limite, diciamo, tra quello che è normalmente l'assunzione con la dieta e quello che è noto come doping è molto molto sottile. Ovviamente c'entra l'abuso, no? Il fatto di prenderli in elevata quantità, e c'entra il fatto che spesso i prodotti che si comprano, soprattutto che si comprano su internet o che non si comprano, insomma, hanno un'etichettatura che è un pochettino difficile da leggere, e quindi bisogna stare molto attenti a quello che c'è scritto. Ma per esempio tutti gli sportivi sono abituati a prendere i gel, le barrette, queste cose servono o tanto vale prendersi una caramella? Per esempio io quando vado a correre spesso giro con una caramella piuttosto che un gel. Ma le indicazioni sono proprio o il gel per lo sciacquo oppure degli zuccheri semplici in forma rapidamente disponibile, quindi la caramella va assolutamente bene. Le polveri, è tanto bello comprarsi, no? Le proteine del siero, cioè, è bello, è professionale, però le proteine del siero del latte, abbiamo fatto proprio i conti l'altro giorno insieme nel nostro ambulatorio, ci sono degli alimenti che normalmente ne sono molto ricchi, faccio un esempio, la bresaola, quindi è più importante coprire il fabbisogno con, se è possibile, con la dieta normale, che acquistare dei supplementi. Passiamo ai tempi da dedicare all'allenamento. Abbiamo... Ok, era sulla prevalenza, ma ne abbiamo parlato di questa. Passiamo ai tempi da dedicare all'allenamento, quindi abbiamo un altro sondaggio a cui farvi partecipare, che riguarda un po' la mancanza di tempo da dedicare spesso allo sport. La domanda che vi proponiamo è: praticare attività fisica solo nei weekend apporta benefici consistenti in termini di salute? Non apporta benefici consistenti in termini di salute? O apporta benefici ed è utile anche ai fini preventivi? E questo spesso capita per esempio agli studenti che magari si ritrovano a dover dedicare molto tempo allo studio prima di un esame, quindi non c'è tempo per fare sport, o anche chi lavora. Spesso il tempo utile per dedicare alla vera attività sportiva rimane relegato ai weekend. Quindi la domanda è: va bene farlo anche saltuariamente oppure non ha senso? Ci vuole un po' di tempo perché abbiamo qualche risposta dal pubblico. Beh, intanto magari visto che non si sblocca, ci puoi commentare tu comunque un po' di... Sì, forse la slide successiva ci vuole una... è molto chiara, ma ve la spiego... Eccola. No, forse c'era il sondaggio. Non va la rete, purtroppo siamo nel mezzo di una tempesta, quindi abbiamo riempito la sala fortunatamente perché sono tutti entrati a ripararsi, ma non abbiamo la rete, per cui ci arrangiamo con i metodi classici. Eccola, apporta benefici ed è utile anche ai fini preventivi. Giustissimo. E allora vi faccio vedere adesso la slide, visto che è una slide un attimino tecnica e quindi ve la spiego. Se possiamo... Non è in mano mia perché non c'è va lo... avanti. Allora, riusciamo a mettere le diapositive? Sì. Ve la racconto, quella successiva per cortesia. Eccolo, no. Avanti ancora, dovrebbe comparire. Eccolo qua. Ci abbiamo fatto. Mi sono permessa di mettere solo questa, però ve la spiego. Allora, questo è un lavoro che è stato pubblicato qualche anno fa su una rivista molto autorevole, JAMA. E cosa? Allora, è stata sostanzialmente fotografata quella che è l'intensità e la frequenza di attività fisica rispetto al rischio di mortalità. Quindi voi sull'asse verticale delle Y vedete il rischio di mortalità, mentre invece in basso
vedete sostanzialmente l'attività fisica che lì viene quantificata sotto forma di MET, sono gli equivalenti metabolici, è la quantità di attività fisica che viene fatta nell'arco di una settimana. La curva della mortalità ha un andamento a J, vuol dire che chi fa poca attività fisica, sulla sinistra dove c'è scritto 0, il puntino è in alto, quindi ha una mortalità molto elevata. La curva raggiunge il minimo in corrispondenza di 22,5-40 MET, che è abbastanza. Ora tenete presente che i 150 minuti alla settimana, che vuol dire 30 minuti al giorno di passeggiata, corrisponde a 7,5 MET, quindi fissatevi dove c'è scritto 7,5. Se voi guardate la parte della curva alla sinistra di 7,5, comunque ha un andamento che scende, vuol dire che anche chi fa meno di 7,5 però fa qualcosa e non fa zero, e per esempio perché lo può fare solamente durante il fine settimana, ha una riduzione del rischio di mortalità. Quindi non perdiamoci d'animo, e anche se non riusciamo ad andare tutti i giorni, non siamo, no, assolutisti, bianco o nero, comunque qualcosa è sempre meglio di niente. Però poi torna su. E dopo torna su, sì. Chi fa troppo, quindi, perché comunque il rischio è legato anche a quando si smette, cosa succede quando si smette, no, in chi ha praticato sport ad alti livelli, quindi dati sugli olimpionici che smettono, insomma, e sulle patologie correlate. E poi un'altra cosa che si dice è che se uno fa sport per 2 ore, in realtà poi gli effetti metabolici continuano, quindi è vero che se facciamo sport in realtà solo nel weekend, in realtà c'è un effetto che dura. L'adattamento aerobico, quindi l'abbassamento della pressione, quello che si diceva prima, no? Il miglioramento del profilo di rischio, l'abbassamento della glicemia e quant'altro. E adesso che sappiamo quelli che sono gli effetti che l'attività fisica o anche un'alimentazione corretta hanno sul metabolismo, sul rischio quindi cardiovascolare delle varie malattie, possiamo pensare a dei farmaci, delle pastiglie che ingannino il nostro corpo e che quindi noi stiamo seduti sul divano, però diamo dei segnali ai nostri muscoli, al nostro fegato, che inducano una risposta simile all'attività fisica o a una dieta corretta? Questa è una cosa, è un filone molto portato avanti, soprattutto negli Stati Uniti, no? Dove si cerca la pillola magica per tutto. Per cui, se è vero, nella destra della diapositiva c'è un secondo pannello che riguarda appunto i mimetici dell'attività fisica, quindi sono identificati, si sa quali sono i segnali che vengono attivati dall'attività fisica, ma non sono solamente dei segnali di tipo metabolico, come c'è scritto invece a sinistra, c'è una serie di molecole che vengono rilasciate dal tessuto adiposo, ma anche e soprattutto dal muscolo, che hanno un'attività a livello del sistema nervoso centrale. Quindi noi abbiamo gli studenti qui, soprattutto per quanto riguarda le capacità d'apprendimento e la memoria. E oltre agli stimoli che uno recepisce dall'esterno se va a fare attività fisica all'aria aperta. Grazie Michela, penso che questa è. Sì, è per cui al posto della pillola, no, un consiglio può essere, soprattutto da chi è un sanitario, no, per trattare l'ipertensione, il diabete e la dislipidemia, prendi questa pillola tutti i giorni, portala in giro a fare una passeggiata, poi portala in palestra, poi portala a fare un giro in bicicletta. E questo è il messaggio. Benissimo. Su questi concetti ritorneremo anche dopo, ma adesso ci piacerebbe sentire il punto di vista di Andrea Pecile, che è un atleta con 20 anni di esperienza in nazionale. E la domanda che ti vorremmo fare è: in questa tua lunga esperienza hai incontrato atleti particolarmente attenti all'alimentazione? Qual è l'alimentazione che prevale nel vostro ambiente? Ma sì, ne ho incontrati diversi. La mia esperienza è che sono stato fortunato dal punto di vista metabolico, per cui effettivamente i controlli che ho fatto, quelli
soprattutto negli ultimi anni della mia carriera, quando avevo già 33-34 anni, che volevo dare più che altro avere un controllo un po' più preciso sulla possibilità o di allungare le mie performance in campo o di ridurre soprattutto magari qualche infortunio muscolare che poteva essere o comunque cose di questo tipo. Alla fine è venuto fuori solo che avevo una sensibilità peggiore per caffeina, alcol e lenticchie, che sono tutte e tre cose che non ho mai mangiato, per cui alla fine ho avuto solo la conferma che la dieta che ho sempre seguito, che è sempre stata la mediterranea, mangiando con equilibrio un po' di tutto, mi ha seguito per tutta la carriera. In effetti però ho giocato con ragazzi che, un esempio si chiama Joseph Blair, erano gli anni 2000, all'inizio degli anni 2000, e questo atleta americano era uno dei primi che io sentivo che avesse una dieta completamente vegana. Ed è una cosa che lui mi raccontava, iniziata un po' per povertà, nel senso che la famiglia non poteva permettersi, avendo numerosi figli, di comprare ogni giorno carne, e si sono semplicemente dedicati a mangiare soprattutto verdure, e lui da lì ha visto che il suo corpo traeva grandissimi benefici e riusciva comunque ad essere molto performante a livello fisico, e da lì ha continuato questa dieta, e ancora adesso lui è, tra l'altro è vice allenatore di una squadra NBA e ha giocato anche lui per una quindicina d'anni in Europa e anche con gli Harlem Globetrotters, che è la squadra un attimo quella che fanno girare, no, il pallone sulle dita di una mano, insomma gira tutto il mondo facendo show così. Però mi è sempre rimasto impresso questo suo tipo particolare di dieta. Michela, cosa ci dici di un vegano che fa attività sportiva ad un certo livello? È frequente, è possibile? O magari lui è geneticamente portato e per cui riesce a sopperire? Beh, sicuramente c'è una quota rilevante, rilevantissima della genetica, che è preponderante. I vegani hanno un punto assoluto è la mancanza di vitamina B12, per cui quella va integrata, perché insomma il deficit di B12 porta delle conseguenze cliniche rilevanti. E l'altra cosa importante della dieta vegana è che è povera di amminoacidi essenziali, no? Di proteine ad alto valore biologico, quindi le famose proteine del siero non ci sono nella dieta vegana. E quindi se diciamo un ragazzo probabilmente molto dotato e geneticamente predisposto copre anche il problema, però se una persona non lo è e se una persona fa attività fisica o comincia, deve tenere presente appunto che proteine nobili nella dieta vegana ce ne sono. Quindi in quel poche. Caso l'integrazione serve. E in quel caso l'integrazione serve, a meno che non mangi solo esclusivamente soia. Allora la soia ha tra tutti, diciamo, la verdura è quella che ha il valore più alto, però sempre bassino rispetto. Ma Andrea, qual è l'atteggiamento dei club? Voi come società sportiva avete per le mani tanti ragazzi, probabilmente potete anche dare un imprinting al modo in cui loro si alimentano, ma si alimenteranno anche negli anni a venire, quindi ne parlate, cosa consigliate? Ma allora, guarda, io ho giocato per 14 anni in Italia e 6 all'estero in Spagna. Devo dirti che mentre il livello di attenzione di questa cosa qua in Italia mediamente se n'è sempre parlato, per cui è chiaro che addirittura in quest'ultimo decennio se n'è parlato un po' di più, cioè io quando ho iniziato a giocare nel 96-97 non se ne parlava assolutamente, gli americani arrivavano qui e pesavano 15-20 kg di più rispetto a quando li avevi lasciati a giugno dell'anno prima. E anche gli italiani non avevano una cura così grande del loro corpo, per cui ci voleva quel mese e mezzo, due mesi, no, di preparazione, dove magari Lollo qua mi dà una mano, ma erano veramente un lavoro molto importante. Adesso ci si allena sempre e chi arriva qua è già tirato a lucido, anche grazie a un'attenzione magari sicuramente più approfondita sul tema dell'alimentazione, esatto. E ovviamente dell'allenamento personale. È cambiata la consapevolezza che la benzina
per un atleta è fondamentale. Cioè un atleta di alto livello diventa virgolettato una macchina talmente sofisticata che per poter rendere al massimo nelle performance, nelle prestazioni immediate, ma anche nelle performance a lungo termine, è fondamentale la benzina introdotta. E come diceva la dottoressa, la benzina scelta, la fonte di energia, che sia glicogeno, che sia glucosio, che siano gli acidi grassi, vanno scelti con oculatezza. E potrei dire che negli ultimi 15 anni, 10 anni, come dice Andrea, questo avviene, per cui i giocatori, ma gli atleti di alto livello, ma e non solo, perché devo dire che lavorando nel giovanile in questi ultimi anni vedo moltissima attenzione da parte dei giovani sull'alimentazione, e se non sanno domandano, piuttosto di sbagliare domandano, per cui c'è molta attenzione, c'è oculatezza nella scelta, e per cui è più facile restare in forma, cioè è più facile mantenere le performance a lungo termine, ed è il motivo per cui giocatori di adesso rispetto a 30 anni quando ho iniziato a lavorare io, i 2 mesi estivi 30 anni fa il giocatore di basket prendeva dai 10 ai 15 kg, adesso non succede più, un po' perché resta in allenamento, è seguito da personal trainer e tutto quanto, però sicuramente l'attenzione nei confronti dell'alimentazione è cresciuta ed ha un peso importantissimo. E questo probabilmente inizia anche in famiglia, no? Voi, tu sei padre, assolutamente. Andrea lo diventerà presto, lo sappiamo tutti. È una questione culturale. E quindi come comunicate questi concetti con i vostri figli? Dateci qualche chicca per essere convincenti nei confronti dei ragazzi. Beh, allora, le chicche, io ho scoperto che... Forse anche l'esempio. Sì, io ho scoperto che meno parlo io e più parla mia moglie, meglio è. Quindi la prossima volta invece prendo nota, aspetta che me lo segno. Segnatelo perché è in arrivo. E sicuramente la dialettica e la terminologia più semplice è, meglio è, perché il fatto di poter coinvolgere, dico ragazzi, ma come anche i propri figli su certi argomenti, si rischia che sbagliando un termine o andando a rendere difficile la comprensione di qualcosa, perdi l'attenzione. Invece io ho visto che la capacità e l'intelligenza di mia moglie e il mio essere pagliaccio con i miei ragazzi, ha portato il giusto equilibrio e il coinvolgimento delle cose, usando le terminologie idonee. Insomma. Ma ad esempio nei confronti dei cibi spazzatura, Andrea, se voi vedete finito allenamento ragazzi che si bevono la Coca-Cola, mangiano le patatine per merenda, qual è l'approccio? Ma difficilmente li abbiamo magari così beccati sul flagrante, sì. Però è anche vero che può essere interessante alcune esperienze che abbiamo, per esempio fino all'anno scorso con l'Under 18 Eccellenza ci capitava di giocare già in tutto il nord Italia, per cui io in giornata partivo alle 1:30 da qua, andavamo a giocare a Biella alle 7 di sera. È chiaro che c'è, non so, 6-7 ore di pullman, si fanno 2 soste, c'è pochi, chi si porta i libri dietro perché magari non riescono neanche a studiare, c'è un po' di caos nel pulmino e tutto. Però è chiaro che si riposa, si fa la passeggiata in autogrill ogni 2 ore e mezza, 3 ore e mezza per sgranchire le gambe, vai dentro, cosa mangi? Anche là vedi un attimo in autonomia loro cosa comprano. Magari se uno comincia a comprare 2 volte in autogrill le patatine fritte, l'hamburger là, oppure le scatole o i sacchi delle gomme, quelle, gli orsetti alla Coca-Cola, e si bevono 2 bottigliette di Coca-Cola, è chiaro che li interveniamo. Interveniamo semplicemente spiegando perché quelle cose là non ti rendono pronto 2 ore dopo a essere performante quando ti giochi tutto a un certo livello,
l'under 18 eccellenza, e la tua responsabilità è quella non solo di essere performante in campo per te, ma anche quella, no, di aiutare la squadra. Quindi ecco, in questo senso noi penso che fin dai ragazzini cerchiamo, quando andiamo anche nei tornei, noi come società, fin dal mini basket, ti dico, l'anno scorso i nostri 2011 sono andati a Varese 5 giorni, quindi li tentiamo di mandare a fare delle esperienze anche sociali, no? Di staccarsi un attimo da mamma e papà per 2 o 3 giorni con il loro gruppetto, la squadra, andare a fare il torneino. È chiaro che lì stiamo attenti anche all'alimentazione, a dargli i giusti input per la partitella. Mi ricordo un torneo a 100, per esempio, che era sponsorizzato da una nota marca di frutta, che avevano organizzato un bellissimo stand per cui c'era già la frutta tutta tagliata, finite le partitelle che facevano i nostri, mi sembra che fossero i 2009, credo, avevano la frutta là, e invece che andare a bersi una Fanta, una Coca-Cola, avevano la frutta, bevevano l'acqua, e era un modo già di aiutarli a capire che ci sono alimenti sani che ti possono dare magari quello che la Coca-Cola piuttosto che la Fanta magari e la birra, tanti la promuovono come integratore post attività. Parli con quello sbagliato, perché io avevo detto prima che la birra Lorenzo? Allora, parto dalla birra. Che è considerato, a mio avviso, uno dei migliori integratori post allenamento, se non altro dannoso perché ha l'alcol. Potendo togliere l'alcol, è un integratore fantastico per la reidratazione, per i sali e quant'altro. Cioè, io la vedo una cosa seria, può essere anche molto divertente la cosa, però io l'ho valutata attentamente e ritengo che veramente la birra sia ottimale. Per quanto riguarda l'integrazione o l'alimentazione dei ragazzi, e non parlo solo dei ragazzini piccoli, parlo dei ragazzi che siano sedicenni, diciottenni, ventenni, fino all'atleta evoluto e senior, noi ci avvaliamo, noi almeno noi preparatori, ci avvaliamo molto dei consigli del nutrizionista sportivo, della persona competente, per poi trasmettere ai ragazzi e agli atleti delle indicazioni valide, semplici ma valide. E mi permetto, nel caso in cui dei nostri atleti dopo un allenamento intenso o dopo una partita si fiondano sulla Coca-Cola, mi permetto di sconsigliare la Coca-Cola e spiegando, motivando il perché, e quindi portarli a un ragionamento e portarli ad assumere dei comportamenti più idonei nei confronti del rispetto di loro stessi e dell'attività che devono andare a fare. Perché tutto quello che noi utilizziamo, bruciamo, rendiamo, poi dobbiamo integrarlo nella maniera più corretta e idonea possibile. Tante volte basta un errore per creare più danni, e detto, non voglio denigrare la Coca-Cola assolutamente, però dopo uno sforzo fisico la cosa peggiore che si può fare è bere una Coca-Cola, perché si crea dei picchi di zuccheri, no? Esatto, per cui questo sicuramente va segnalato, va spiegato. Ci sono con degli atleti, ho proprio lavorato con dei nutrizionisti in modo che si portasse avanti insieme il discorso di nutrizione, recupero, reintegro dopo lo sforzo fisico. Ho avuto la fortuna di poter lavorare con più sport, è chiaro che sono anche un ex maratoneta, è chiaro che dopo una maratona è diverso il reintegro dopo una partita di basket, cioè cambia veramente, cambia il mondo. Però è bello, è difficile, se lo si può spiegare e educare fin da ragazzi, si può educare a questo, anche perché poi appunto noi parliamo di attività fisica, parliamo di attività motoria. È vero, la camminata è un'attività motoria,
ma anche il bungee jumping è un'attività fisica, anche il paracadutismo piuttosto che la maratona, ma sono tutte richieste metaboliche, richieste energetiche completamente diverse, e quindi va personalizzato il tutto, cioè e nella fase di allenamento ma anche nella fase di nutrizione, che è quella che ha fatto fare il salto di qualità negli ultimi 30 anni al genere umano dal punto di vista atletico. Cioè non ci si può spiegare altrimenti le prestazioni fisiche, le performance di atleti evoluti e anche giovani, se non andiamo a sposare l'alimentazione, se non andiamo a sposare la giusta alimentazione, la giusta benzina che noi introduciamo. Poi ognuno di noi può introdurre la benzina che vuole, nel senso che vuole, che ritiene, che studia. Lo studio di Andrea, gli hanno detto che lui non doveva introdurre né lenticchie, né caffè, né alcol. Né alcol, e dice, ma io non l'ho mai introdotti, e allora cos'è? Cioè, mi viene a dire un qualcosa che... No. Però queste ricerche, questi studi, questo tipo di scienza ha fatto fare il salto di qualità all'atleta. Gente che salta, io ho avuto la fortuna, un piccolo aneddoto, ho avuto la fortuna di vedere Michael Jordan qua a Trieste schiacciare e rompere il tabellone, e sembrava un marziano veramente sceso da Marte per aver espresso quel gesto atletico in quella maniera. Adesso che di Michael Jordan è pieno il mondo, ma non è solo perché si allena in una certa maniera, anzi, cioè, i muscoli sono quelli da quando siamo nati, cioè il muscolo non è che si evolve, sì, migliore, più allenato, ma è l'evoluzione della benzina che noi abbiamo messo dentro, è l'esatto matrimonio tra allenamento e alimentazione che ha fatto la differenza. Certo. C'è rimasta una curiosità, Michela Zanetti, nel reintegro post attività fisica intensa, birra sì o birra no? Ma sono un medico. E quindi la prima cosa che posso dire è che la birra, l'alcol, 125 millilitri, un'unità alcolica al giorno la donna e due unità l'uomo massimo. Adesso che ci hai detto la cosa da medico, dici la verità. Ma insomma, la birra è ricca di carboidrati, quindi sicuramente va bene, che hanno una velocità, diciamo, di assorbimento rispetto a quello che diceva prima Lorenzo. Lorenzo, che è sicuramente più lenta, quindi evita il picco, l'iperglicemia, e quindi può essere assunta. Ecco. Ha una quantità di oligoelementi adeguata, quindi anche per la disidratazione, per ripristinare. Poi dipende, insomma, un attimino da quelle che sono le scelte individuali e le preferenze individuali. Meglio birra di Coca-Cola, però? No, sì, la Coca-Cola poi, insomma, c'è anche l'effetto gas, quindi insomma sullo stomaco, che proprio non è il massimo. Ritorniamo ai nostri sondaggi, ne abbiamo ancora uno da commentare assieme a Lorenzo Giannetti. Un'attività sportiva intensa ha più benefici o inconvenienti? E le risposte che proponiamo sono: benefici, perché porta a una maggiore resistenza alle malattie; benefici, tonifica il fisico e fa dimagrire; inconvenienti, comporta un'elevata usura del fisico; inconvenienti, occupa molto tempo nella quotidianità di una persona. Probabilmente non c'è una risposta giusta, ma nel mentre che sentiamo e lasciamo un po' di tempo alle persone per rispondere, volevo chiedervi a entrambi se diamo un po' delle definizioni, perché abbiamo sentito parlare di allenatore e preparatore atletico, e magari è utile capire quelli che sono i compiti, i ruoli di queste due figure. Ma io parlo di te e tu parli di me? Sì. Vai, guarda, io la dico subito molto chiaro. Secondo me facciamo parte entrambi di uno staff. Quindi è molto importante per me come allenatore. Io ho iniziato la carriera da allenatore da 2 anni e mi confronto moltissimo con gli altri membri del mio staff, quindi
i vice allenatori, l'assistente, piuttosto che ovviamente il preparatore atletico. Io credo fortemente nel lavoro del preparatore atletico e per raccontare solo un aneddoto, perché secondo me quello che ha detto Lollo è il fulcro di quello che facciamo noi per aiutare i giovani ad avere il sogno e l'ambizione di arrivare al più alto livello possibile. Cioè, se LeBron James spende $1,500,000 all'anno per tutelare e salvaguardare il fisico attraverso ovviamente alimentazione in un certo modo, controllo degli infortuni, prevenzione degli infortuni, e a 36 anni ha queste performance qua, in questo modo di giocare di adesso, e Cristiano Ronaldo farà la stessa cosa per quanto riguarda il calcio, vuol dire che la strada per eccellere nello sport, a parte il talento che ognuno può avere rispetto a tirare con le mani, calciare con la palla, avere delle finte del corpo, indifferente, è chiaro che è legato al fisico. E quindi il fatto di essere consapevoli che una parte molto importante, così come allenarsi a tirare, ma anche essere pronti fisicamente a raggiungere certi livelli, è chiaro che ti permette di poter raggiungere questi livelli. Lorenzo Giannetti, ci commenti anche i risultati del sondaggio, se ci arrivano, se la corrente ce lo consente. Allora, intanto dico, mi collego a quello che parlava Andrea, dopo facciamo il commento del sondaggio. Sono due ruoli diversi. È chiaro, uno riguarda la parte tecnica. Adesso non voglio parlare di basket, posso parlare di nuoto. Io sono preparatore fisico di una squadra agonistica di paralimpico, del nuoto paralimpico, della Triestina Nuoto. Lavoro, ho la fortuna di lavorare con mia sorella, che è invece l'allenatrice della squadra, e c'è un'enorme differenza tra allenatore e preparatore fisico. La differenza sta che l'allenatore si occupa di basket, come del nuoto, della parte tecnica, prettamente tecnica, o tattica, come può essere nel basket o nel calcio. Il preparatore fisico, sposando le idee dell'allenatore e della società, si occupa del benessere a 360 gradi dell'atleta. Che vuol dire? Sorrido perché l'abbiamo spiegato ieri per la prima volta nel nostro gruppo dei 2008, che ha fatto il primo allenamento di attività giovanile passando dal mini basket. Quindi esatto, gli abbiamo detto le stesse cose ai ragazzini ieri. Ieri, che avevano il primo allenamento. Per cui noi, il mio ruolo, ma anche il suo, è chiaro che poi c'è la differenza, se no, cioè lui deve occuparsi della parte tecnica, il preparatore fisico della parte fisica. Ma cosa vuol dire il matrimonio tra me e lui? Vuol dire che a 360 gradi noi lavoriamo su un ragazzo o su una squadra per ottenere il massimo delle prestazioni da questo ragazzo, non dal punto di vista fisico o tecnico, ma dal punto di vista globale. Per cui noi siamo attenti su tutti gli aspetti, dall'aspetto appunto alimentare, piuttosto che psicologico, piuttosto che comportamentale, dal punto di vista scolastico. Per cui torno al mio lavoro, faccio il preparatore fisico, però non mi fermo là. Io lavoro sul fisico, lavoro sulla costruzione fisica equilibrata di un atleta, perché prima di diventare giocatore o nuotatore devi essere atleta, e prima di essere atleta devi già avere delle basi, nascere e crescere sano. Allora c'è un processo di crescita e, per il giocatore, per l'atleta, per il nuotatore, per indifferente. E quindi io mi occupo di questo, perché sul lavoro fisico e sul lavoro atletico posso raggiungere degli obiettivi altissimi se coinvolgo l'atleta. Avete così menzionato l'aspetto mentale, la motivazione, il rapporto con la scuola. Ecco, anche in questo caso, se per esempio un ragazzo
perde un po' di motivazione, lo vedete in difficoltà, lo vedete... Come lo approcciate? Allora, intanto abbiamo subito un colpo al cuore, perché per vedere un ragazzo che sta perdendo motivazione è un colpo al cuore, perché rimette tutto in discussione, in primis noi. Ma succede? Certo che succede. E difatti, però, come succede un colpo al cuore a noi, immediatamente scatta la reazione da parte nostra, cioè dobbiamo... rimotivare l'atleta, la squadra, la cosa. Per cui sono cose che succedono, non dico tutti i giorni, però ci sono le crisi, no? Per cui dal punto di vista motivazionale noi diamo molta importanza. Cioè, il discorso motivazione è al pari, non dico... Però fa parte delle benzine, è una benzina importantissima. Quando ci sono dei cali di motivazione, la prima cosa che noi abbiamo osservato sono la facilità di infortuni. Quando un giocatore, quando un atleta è demotivato... Perché perde concentrazione, no? Ah. E come si fa a rimotivarlo? Come si fa a rimotivarlo? Beh, allora innanzitutto si scava sull'esperienza di noi stessi. Poi ci si avvale anche di persone, io mi sono avvalso di persone di psicologi che mi hanno aiutato a capire o prendere determinate, fare determinate come posso dire, osservazioni, no? Osservare meglio il ragazzo e trovare poi l'arma piuttosto che il sentiero... per motivarlo. Io credo che ci sia una forte componente di sensibilità nostra, ti parlo come istruttori, allenatori, per lavorare con i giovani adesso bisogna parlare la loro lingua, entrare nel loro mondo, e non vuol dire che io mi scarico le app e capisco come funziona Instagram piuttosto che TikTok, piuttosto che lingua usano loro, cioè ci sono dei canali di comunicazione che sono diversi rispetto a quelli di quando avevo io 17-18 anni. Se io non so parlare la loro lingua e non so quando è uscito il nuovo pacchetto di Clash of Clans o Clash Royale, non riesco a parlare con mio nipote che ha 10 anni e mi chiede se giochiamo a Fortnite, e se io non so di cosa parla perdo quel contatto che invece ho con lui, quell'intimità, per cui quando gli dico andiamo a giocare a basket, lo vedo distratto, gli dico quella battuta su Fortnite che lo fa riconnettere magari all'attività contatto. Che stiamo facendo. Certo. Quindi ti dico, secondo me è fondamentale avere una sensibilità maggiore rispetto a quella che avevano gli istruttori miei del mini basket, piuttosto che del settore giovanile, che sono delle persone straordinarie, mi hanno passato dei valori della competizione, del fuoco, della voglia di emergere, sia singolarmente che come gruppo nello sport di squadra. Adesso i valori sono gli stessi, devi riuscire a dare gli stessi nonostante abbiano molte più, se vuoi, canali dove possono essere distratti, no? Hanno molte più distrazioni, ci sono molte più cose da fare e molto più immediate, per cui loro non riescono a capire che solo allenandoti per un anno intero su un movimento puoi dopo veramente riuscire a padroneggiarlo, mentre sono abituati che se loro vogliono l'arma più forte a Fortnite cliccano le gemme e se la comprano. Certo. E ce l'hanno subito. Quindi questo spirito di sacrificio va allenato. La sensibilità nostra è quella di trovare ad ogni ragazzo la giusta melodia per entrargli dentro. Qua si sposa, si abbina... quindi la personalizzazione anche dell'allenamento, che vuol dire per esempio nel mio caso cercare, si chiama allenamento funzionale. L'allenamento funzionale è sì dal punto di vista fisico, ma è anche funzionale nei confronti della persona a cui vado a proporre questo tipo di allenamento. Questo tipo di allenamento può essere a corpo libero, come può essere con attrezzi vari, però funge da stimolo, diventa uno stimolo, una motivazione ad impegnarsi nei confronti di un'attività, di uno sforzo, di una fatica
che il ragazzo riesce a capire che è personalizzato per lui, cioè è per lui. A quel punto si riaccende un qualcosa che è la motivazione stessa. Questo. Certo. Ritorniamo al nostro sondaggio. Sì. Attività sportiva intensa, più benefici, più inconvenienti, cosa ci dici? Dai, che avresti risposto te? No, no, io vi dico quello che è la verità. Vi dico subito quello che è la verità. La verità è che l'attività fisica intensa, agonistica, abbiamo intensa, visto che ci fa morire. Crea più inconvenienti che benefici. Perché? Perché logora. Quindi io mi sono ritirato in tempo. In tempo. E io sono sempre al tuo fianco. L'attività agonistica intensa logora il fisico, perché comunque lavoriamo contro gravità, mettiamo sotto stress tutte le nostre strutture articolari, scheletriche, muscolari, e quindi è un po' un paradosso, perché si pensa ma l'attività fisica fa bene, sei più forte, sei migliore, camperai 100 anni. La realtà è che, come diceva prima la dottoressa, il troppo stroppia. Cioè l'esagerazione, il fatto di allenarsi per esempio tutti i giorni, 4 ore al giorno, pensando di diventare il campione mondiale dal nulla, di diventare il campione mondiale di maratona, non porta benefici, porta inconvenienti, ma anche i più piccoli, che vuol dire una tendinite, vuol dire una piccola ernia, vuol dire uno stiramento, vuol dire un'unghia incarnita. Allora, cosa succede? Il paradosso è che tra il sedentario e l'atleta esasperato e agonista alla ricerca, sta meglio il sedentario, perché non ha, avrà altri problemi, voglio dire, non dal punto di vista fisico strutturale, avrà problemi cardiocircolatori, differente, però vene varicose. Però l'attività fisica esagerata rispetto al sedentario comporta dolore alle ginocchia, mal di schiena e cose di questo genere. Ecco quindi la risposta è la verità. La verità è che bisogna prendere tutto con le molle, poter fare, richiedere a se stessi un impegno lieve ma costante nel tempo, e questo sicuramente ascoltare anche se stessi, ascoltare il proprio fisico, perché comunque ogni giorno ci manda dei messaggi, che sia un tendine ma che sia anche i nostri polmoni, abbiamo comunque un feedback continuo, quotidiano, sul nostro stato di salute. Per cui ecco che l'atleta che invece è preso esclusivamente dalla sua prestazione, dalla sua performance, e insegue come un toro inferocito il risultato, in realtà non fa del bene a se stesso. Magari il risultato lo raggiunge, ma non fa del bene a se stesso. Grazie, grazie Lorenzo. Abbiamo delle domande? Sì, abbiamo. Però... E anche qualcuno di voi, se fate un cenno, probabilmente riusciamo a fare anche qualche domanda in diretta. Aspetto prima le domande del pubblico, se qualcuno vuole fare delle domande. Ok, allora, una domanda per la dottoressa Zanetti. C'è un tipo di dieta che in questo periodo sta andando molto di moda, che è la cosiddetta dieta chetogenica, e non so se anche voi magari ne conoscete, sì, benefici, la conosciamo, svantaggi, ma non la praticiamo. E quindi volevo sapere prima dalla dottoressa intanto di che cosa si tratta e se effettivamente è una dieta funzionale. Allora, la dieta chetogenica è una dieta che si fonda sulla esclusione dei carboidrati, quindi come fonte prevalente di
di alimentazione sono i lipidi, gli acidi grassi. E poi ci sono delle, in varie proporzioni con le proteine, una minimissima quota di carboidrati, ci sono diverse formulazioni di dieta chetogenica più o meno aggressive. E il consumo esclusivo dei carboidrati, scusate, dei lipidi, cambia il metabolismo e fa sì, adesso non entrerò nei dettagli del processo, però porta a calo di peso. Ed è una dieta che funziona in alcune situazioni. Per esempio, nell'obesità marcata, la dieta chetogenica, se seguita, induce un calo di peso. C'è un'altra condizione per cui viene utilizzata anche in clinica ed è l'epilessia in età pediatrica, per cui l'epilessia nei bambini risponde bene, quando non risponde ai farmaci, se fatta bene, alla dieta chetogenica. Ora però nello sport abbiamo visto che l'alimentazione varia, è la base, per cui fare una dieta chetogenica per perdere peso insieme allo sport non è consigliabile, anche perché se lo sport è fatto bene con una dieta corretta porta a un miglioramento del profilo di rischio, riduce la quantità di acidi grassi ed anzi vi dirò un'altra cosa, è questa esperienza vissuta. Quando una persona inizia una dieta e viene consigliata l'attività fisica, se la persona fa bene il programma, facendo attività fisica guadagna muscolo, per cui all'inizio fa molta fatica, mangia poco, è scontento, viene al controllo e non ha perso peso. Allora, è molto motivante mostrare la variazione della composizione, cosa che si può fare molto facilmente con una tecnica molto semplice, per cui mostrare alla persona che ha cambiato la sua composizione corporea facendo l'attività fisica, anche se non ha perso peso, quindi se l'ago della bilancia non si sposta, questo diventa motivazionale. Poi alla lunga il fatto di avere più muscolo fa sì che si consumino più calorie anche a riposo, quindi il calo di peso viene dopo. Dottoressa, mi permette e sì, chiedo che a parità di volume il muscolo pesa più del grasso. Appunto. Però cui il muscolo è metabolicamente attivo, quindi certo, quando anche una persona dorme il muscolo consuma, invece il grasso pesa solo e non consuma niente. Ma questa è la prima reazione che disarma chi si applica, perché dice dopo tanto sacrificio peso uguale o addirittura di più. Perché? Perché il muscolo ingrossandosi porta peso, aumenta il peso, nonostante magari abbiamo consumato dei grassi. E poi è un investimento perché il muscolo continuerà, certo, a consumare, assolutamente, quindi assolutamente. Costanza e fiducia che prima o poi i risultati si vedono. Simone. Ok, prossima domanda vorrei chiedere sia a Lorenzo che ad Andrea. Ormai tutti e due comunque siete allenatori e volevo chiedere la differenza che c'è in termini sostanziali di allenare ragazzi, bambini, adulti, come ci si approccia in maniera diversa, quindi con l'adulto rispetto al bambino, e inoltre, a parte, poi la differenza proprio di allenamento fra uomo e donna, perché comunque c'è sicuramente anche una notevole differenza proprio in termini fisici. Ecco, questo volevamo sapere. Comincia? Tu. Comincio io. Allora comincio dall'ultima, la differenza tra uomo e donna, perché io alleno anche le donne, Andrea per il momento non ancora. Allora c'è una differenza tra l'allenare l'uomo e l'allenare la donna, e la differenza sta che mentre l'uomo è in grado di esprimere una potenza incredibile rispetto alla donna, per cui è molto marcata la differenza di espressione di potenza, nell'uomo una volta espressa questa potenza si esaurisce la forza, si esaurisce, o perlomeno si esaurisce prima della donna. La donna invece ha la capacità di mantenere, nonostante la potenza sia ridotta rispetto all'uomo, ha la capacità di perseverare nell'esprimere questa potenza. Ed è dato dalla testa, cioè data dalla capacità mentale di sopportare la fatica
l'impegno, il sacrificio, è come se fosse votata a questo, posso dire dal punto di vista sportivo la differenza è questa, cioè la caparbietà della donna non ha paragoni con quella dell'uomo, come non ha paragoni la potenza dell'uomo con la potenza della donna. Di conseguenza tutti i trucchi per lavorare con gli uomini e le donne, insomma. Invece grandi e piccoli, Andrea? Ma io penso che la comune di allenare grandi e piccoli, io ripeto, io alleno da un anno e qualche mese, neanche, perché ci siamo fermati a febbraio, quindi la mia carriera di allenatore è veramente breve, però mi è rimasto da 20 anni di professionismo e anche tutti gli altri 10 anni che ho giocato nelle giovanili e tutto, i rapporti che io ho avuto con gli altri, con gli allenatori o con gli istruttori che ho avuto. Quindi io ti dico che la cosa che mi porto dietro è l'amore che riesci a trasmettere a quelli che alleni. Quindi è chiaro che per i ragazzini o per i miei under 18, io voglio che loro si sentano veramente amati da me. Io ci penso in continuazione. Cosa fargli fare allenamento, perché, come, manderò un messaggino a quello là, quell'altro l'ho visto meno motivato, questi altri hanno bisogno invece di essere caricati, questi altri ripresi. E io, secondo me, questa è la parte fondamentale per il lavoro in un settore giovanile. È chiaro che per i grandi subentrano delle meccaniche diverse, quindi soldi in primis, obiettivi economici di squadra e obiettivi da raggiungere. Questo non, comunque non pregiudica il fatto che io sono riuscito a performare di più per quegli allenatori che mi dimostravano di amarmi alla follia e quindi essere per me sempre presenti, sempre, ero sempre in considerazione. Potevo non essere neanche il più forte della squadra, però io per quel tipo di allenatore mi sarei buttato contro il muro e sono forse 2 o 3 in carriera. Tutti gli altri, ho giocato da professionista, giocavo per me, per la mia famiglia, per ovviamente la motivazione e tutto, ma mancava quella parte emotiva che secondo me invece io la trovo fondamentale. Quindi da allenatore ti dico che la cosa di cui vado più orgoglioso è il rapporto che ho con tutti i ragazzi, anche quelli che ho dovuto magari con cui ho dovuto fare delle scelte diverse, perché magari non li ritenevo all'altezza di giocare per la nostra squadra e quindi ho dovuto trovare delle altre soluzioni, proporgli altre soluzioni, ma solo il fatto di sedermi, parlarci e valutare insieme erano comunque delle dimostrazioni di che ci tieni, che, e questo un ragazzino vuol dire che riesci veramente a convincerlo a fare le cose come vanno fatte, ecco. Poi il segreto è che in ogni atleta adulto il ragazzino c'è sempre. Certo. Nel gioco della pallacanestro si chiama gioco ed è ancor prima gioco che sport, per cui l'atleta che noi vediamo grande, grosso, 2,17 m, che io ho avuto la fortuna di allenare in giro per l'Italia e in nazionale, in realtà dentro si nasconde un bambino. E ha bisogno di essere amato e capito, forse è fondamentale trovare il lato giocoso della cosa, della vita. Andrea ne sa qualcosa. Andrea ne sa qualcosa perché io e Andrea siamo gli ultimi che hanno vinto la medaglia d'oro con la nazionale dal 2005, per cui siamo ancora fieri di portare la medaglia d'oro, e non solo per questo, ma perché io nei suoi confronti e lui nei miei confronti abbiamo tirato fuori, per andare a vincere quella medaglia d'oro, abbiamo tirato fuori il nostro essere bambini, e io e lui da soli possiamo raccontare, sì, questo aneddoto. Bambini triestini, sì. Quindi. Raccontiamo questo. Lo racconti 5 minuti tu. Per sganciare sta bomba. Va bene, sganciamo la bomba. Un po' meno, perché dobbiamo anche concludere. Benissimo, concludo velocissimamente. Noi dovevamo andare a vincere questa medaglia d'oro e avevamo bisogno di motivazione e trovare in lui soprattutto il lato giocoso della vita. E eravamo in ritiro a Bormio e tutti e due ci siamo messi, avevamo una piscina strepitosa,
ma non ci permettevano di andare in piscina se non per fare allenamento. Due triestini non riuscivano a stare due mesi senza fare una clanfa. Ci siamo trovati a mezzanotte, io e lui abbiamo allagato completamente. È ancora bagnato il soffitto dell'hotel di bordo. Abbiamo fatto da mezzanotte a luna di notte, all'insaputa di tutti, clanfe nella piscina dell'albergo 5 Stelle di Bormio, che sta ancora gocciolando. Ho finito. Vi arriverà il conto dopo questa sera, probabilmente. Vorrei che ci lasciassimo con una domanda a cui tutti potete rispondere. Uno, se secondo voi è meglio essere magri ma un po' flosci, oppure sodi e un po' sovrappeso. E se poi c'è una domanda? Allora sì, allora una domanda. Grazie. Okay. Però poi questo me lo dite lo stesso. È acceso, eccomi. Volevo fare una domanda per la professoressa Zanetti, secondo che non la vedo. Adesso, grazie. Considerando comunque tutti i diversi tipi genetici e aggiungerei anche epigenetici che ogni persona possiede, come fa sia un atleta ma anche una persona qualunque a capire qual è la dieta più sana che deve seguire, oppure se deve seguire qualche dieta particolare? Come fa una persona normale a capire come muoversi da questo lato dell'alimentazione? Allora, quello che è stato, torniamo all'inizio, la prima domanda che abbiamo fatto. Allora, la dieta si dice è una dieta di tipo equilibrato, quindi giustamente diceva anche Andrea prima, i test genetici, i kit che arrivano, no? Controllano per l'alimentazione, una delle cose che controllano sempre sono le intolleranze. Per esempio, l'intolleranza al lattosio è molto frequente nella popolazione, 80% della popolazione lo è. È una cosa normale perché l'adulto non è pensato per bere il latte lo beve il bambino. Quindi uno non sa di esserlo, se uno sa di esserlo non mangia il lattosio, migliora la sua prestazione. Però la dieta, diciamo, ottimale è una dieta varia. Ovviamente non c'è il problema della personalizzazione, della ciclizzazione dell'allenamento, quindi insomma è una dieta varia di tipo mediterraneo con una buona quota proteica che deve essere almeno un grammo pro chilo al giorno, e vi assicuro che arrivare a un grammo pro chilo al giorno di proteine non è scontato, probabilmente io stessa non arrivo a un grammo pro chilo. Devono essere suddivise in maniera equa, per esempio a colazione bisogna prenderne almeno il 30%, vi sfido a vedere chi prende il 30%, chi esce con un caffè e dei biscotti prende praticamente zero, chi prende... ecco, quindi... Tutto da rifare. Quindi, cioè, accumulare le proteine a pranzo e cena non va bene. E quindi con la sua dose di proteine, di carboidrati e di grassi prevalentemente non saturi, quindi l'olio d'oliva monoinsaturo e la dieta mediterranea. Benissimo, allora per concludere velocissimi, meglio magri e flosci oppure un po' sovrappeso ma sodi? Sovrappeso ma sodi. Sovrappeso ma sodi. Sai che io non riesco a scegliere, io ti dico... Io penso che sia in salute, e dopo che ognuno abbia, ti dico, il rispetto del corpo che ha di se stesso, nel senso che se uno si sta bene magretto e floscio, va bene, basta che sia in salute, se un po' più tozzetto in carne va bene uguale. Basta che sia in salute. Grazie mille, grazie a tutti. Grazie a tutti per aver partecipato, per essere stati con noi. Vogliamo sperare che siate rimasti qua, non per la pioggia, ma perché vi abbiamo divertito e interessato. Grazie a tutte le persone che mi hanno aiutato nel realizzare questo evento. Siamo tardissimo, ma soprattutto Luisa Alessio, Marella Prata, Susan Kerbaucic, Diego Soldano. Ci vediamo, per chi ha piacere, il prossimo martedì all'ultima puntata di Science in the City Young di quest'anno. Parleremo di sigarette e sigarette elettroniche. Grazie a tutti, buona serata e buon proseguimento con Next.